Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gio ed oggi voglio parlarvi di quella che è stata la mia personale esperienza con Nier Replicant. Ma cos'è Nier Replicant? Nier Replicant versione 1.22, 47, 44, 87, 139 è una rivisitazione di quello che è stato Nier Replicant e Nier Gestalt nella sua forma originale uscita nel 2010. Per chi non lo sapesse, le due versioni sono praticamente identiche, solo che Replicant uscì in Giappone, mentre Gestalt in Europa. La storia, la trama e la lore di per sé non cambia, l'unica cosa che cambia è il protagonista, ovvero Nier. Ragazzo gentile, premuroso, delicato, che cerca una cura per la malattia della sorella Yona nella versione Replicant. Uomo rude, grosso e un po' più rozzo invece nella versione Gestalt. La storia segue quello che è il quinto finale del gioco di Drakengard, una trilogia di cui, a parte il secondo, sono tutti connessi, ovvero canonici. Il primo Drakengard, per l'esattezza, se parliamo di ordine cronologico degli eventi. Esattamente 1300 anni dopo. Un ragazzo che originariamente si chiama Nier, ma che potrete chiamare come volete, è intenzionato a cercare una cura per la sorella Yona, malata di necrografia, un morbo che sta letteralmente distruggendo villaggi e popolazioni intere. A questo morbo si aggiungono anche i continui attacchi da parte di creature avvolte nell'ombra, che vengono chiamate per l'appunto Shades, quindi ombre. Nier perciò cerca di guadagnarsi da vivere e comprare delle medicine che possano alleviare il dolore della malattia della sorella, facendo il tutto fare. Fin quando un giorno scopre che la sorella, sentendo di una vecchia leggenda su un preziosissimo fiore, ovvero la lacrima lunare, era uscita dal villaggio. In quanto, secondo questa leggenda, il fiore in questione avrebbe esaudito qualsiasi desiderio. Anche se, in questa versione, bisogna dire che avrebbe permesso a Nier di diventare ricco e quindi non combattere più e rimanere più a fianco della sorella. Dopo un'estenuante ricerca, finalmente il nostro protagonista trova la sorella all'interno di un santuario perduto, dove, oltre alla ragazza, il nostro protagonista incontra anche uno strano libro, che si presenta a lui come Grimoire Wise, che ovviamente perdendo la memoria si offre di aiutare il nostro giovane protagonista a trovare una cura per la sorella, grazie a quelli che sembrano essere chiamati versi sigillati. Inoltre si scopre anche che la causa di tutto il male e che la causa in generale della necrografia e dell'attacco delle ombre era causata appunto da colui che veniva chiamato il Signore delle Ombre, accompagnato da un Grimoire Noir, che io per comodità ho chiamato Grim Noir, e che viene rappresentata come la controparte di Wise. Infine, all'interno dell'avventura saremo accompagnati in questo viaggio da Kainé, una giovane guerriera abbastanza particolare, ed Emil, un ragazzo dolcissimo con un passato misterioso che riesce a pietrificare qualsiasi cosa riesca a guardare. Per quanto riguarda il gameplay, la storia e la narrazione, per me si alterna tutto in modo estremamente perfetto. Tra una battuta dei protagonisti, un filmato, una scenetta e tutto quello che accompagna il gameplay, le prime run riescono ad accumulare diverse ore giocate. Inoltre, se consideriamo il fatto che per sbloccare i finali C, D, ma soprattutto il nuovo finale E, bisogna compiere determinate scelte e bisogna essere anche un po' collezionista per quanto riguarda le armi. Ci siamo capiti, no? Direi che comunque tutti gli amanti della saga sicuramente potranno essere più che soddisfatti per quanto riguarda la lavorazione di questo titolo. Graficamente parlando, ho molto apprezzato il miglioramento facciale e le forme più delicate per quanto riguarda i lineamenti dei personaggi, senza ovviamente tralasciare il comparto estetico o comunque il comparto scenografico che accompagna il nostro gameplay. Quindi parliamo di luci, ombre, colori, ma soprattutto la musica. La musica è un qualcosa di estremamente bellissimo che accompagna il gameplay in una maniera a dir poco perfetta.
Inoltre, un altro plauso che voglio fare agli sviluppatori è quello di essere riusciti a gestire il nuovo finale nella maniera migliore possibile. Ovviamente, senza fare spoiler o comunque senza rovinare l'esperienza di gioco, vi posso dire che il finale nuovo è comunque bello, carico di emozioni, con un ottimo e con un bellissimo significato e che al tempo stesso non incasina ulteriormente la trama, cosa molto molto importante, e che quindi ci permette anche di goderci questo malinconico happy ending. Detto ciò, però, volevo anche parlare di quello che ho trovato un po' più spigoloso all'interno di questo gioco, ovvero le side quest. Purtroppo le side quest ancora una volta sono state rappresentate malissimo, con classici passaggi RPG vecchio stile che stonano parecchio con quello che è la scrittura e la narrazione di un gioco secondo me bello. Il fatto di dover raccogliere determinati oggetti dal punto X e consegnarli al punto Y ancora è una cosa che a me fa letteralmente rabbrividire. Senza considerare il fatto che anche il interloquire con il personaggio X in una determinata città e riferire il tutto al personaggio Y in un'altra città, obbligandoti a spostarti avanti e indietro per consegnare delle missioni, trovo che sia un qualcosa di ormai superato e che potrebbe tranquillamente essere tradotto in altro. Purtroppo ancora il comparto delle side quest è abbastanza cicoloso, dove azioni ripetute e soprattutto interazioni sempre uguali mi hanno letteralmente fatto maledire l'intero cast di produzioni di Nier. A parte gli scherzi, bisogna dire che il titolo è assolutamente bello e divertente. Il gameplay, la lotta e tutte le varie meccaniche possono veramente rubarvi ore e ore di gioco. Quindi il mio è assolutamente un consiglio non solo di acquistare Nier Replicant e godersi il gioco di Nier Replicant, ma soprattutto andarsi a recuperare quella che è stata l'intera saga scritta da Yoko Taro, cominciando da quelli che sono i titoli di Drakengard per poi finire successivamente su Nier, concludendo il nostro viaggio con Nier Automata, uscito nel 2017. Detto questo, io vi lascio sotto in descrizione il lavorone che è stato fatto da Seb, che è un altro canale che seguo e che mi sento di consigliare a tutti gli appassionati della saga o comunque in generale per tutti coloro che vogliono conoscere effettivamente la saga. E detto questo, vi ringrazio per aver visto il video, spero che abbiate passato anche voi delle piacevoli ore sia insieme a me su Twitch avendo giocato per intero il capitolo, ma soprattutto spero che possiate godervelo anche voi stessi in prima persona. Detto ciò, io vi ringrazio e ci becchiamo come sempre alla prossima.